Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, è l'inizio di una nuova era, avete visto ci sono molti spunti interessanti che in parte conoscete, in parte non conoscete ancora, quindi sia per quanto riguarda le nuove maglie sia per quanto riguarda i nuovi sponsor, è un pomeriggio importante e questo pomeriggio sarà dominato dai protagonisti di questa nuova era. E cominciamo a chiamarli qui sul palco partendo da Leonardo Massa, Managing Director di MSC e anche padrone di casa. Grazie Leonardo, prego. Buongiorno Leonardo. A te per un breve saluto. Innanzitutto buonasera, benvenuti a bordo di MSC World Europa, la nave più grande mai attraccata nel porto di Napoli, nonché la nave più ecosostenibile al mondo. Oggi sono particolarmente contento e felice di essere qua, non solo in qualità di Managing Director di MSC, ma in qualità di tifoso del Napoli. Il sodalizio tra MSC Rociere e il Calcio Napoli è un sodalizio che non inizia oggi, ma ha radici più lunghe, dal 2011. E prima un dato mi aveva promesso tanti anni fa il presidente De Laurentiis, quello di portare l'immagine di Napoli nel mondo e di far conoscere in maniera straordinaria questa città col potenziale che non devo io descrivere. E mi diceva 86 milioni di appassionati al calcio Napoli, stimati solo nel mondo occidentale. Ora con From Napoli to the World, speriamo anche noi come MSC Rociere, per il lavoro che facciamo, le nostre navi che navigano in tutte le aree del pianeta, di riuscire a non solo incrementare questi numeri, ma insieme a Calcio Napoli iniziare con oggi un secondo percorso, perché un primo l'abbiamo già fatto, di successo assieme per noi, ma fondamentalmente per la società sportiva Calcio Napoli. Grazie. Grazie Leonardo, accomodati pure qui, tieni il microfono. Naturalmente gli 86 milioni sono per difetto perché era uno studio fatto prima dei grandi successi e della vittoria dello Scudetto. Vedremo quanti sono arrivati. Partiamo con gli altri ospiti. Alice Acciarri, General Manager Italia di eBay. Prego Alice, qui. E passiamo adesso agli ospiti più Napoli, diciamo più mondo Napoli in senso stretto, Valentina De Laurentiis, style designer del Calcio Napoli, della società sportiva Calcio Napoli. Vieni Valentina. Accomodati pure qui. E infine il presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Prego Aurelio qui, fianco a Valentina, il microfono lo teniamo per dopo. Sì. Allora, è chiaro che l'attenzione generale è al momento su queste meravigliose maglie, abbiamo due manichini, un manichino della maglia di una maglia e un manichino di un'altra maglia, diciamo il meno possibile. Allora chiedo a Valentina e ad Aurelio di avvicinarsi a questo manichino prima di tirare giù, anche tu Aurelio, vuoi farlo fare solo? No, anche tu, anche tu. E dall'altra parte chiedo a Leonardo e Alice Acciarri di avvicinarsi, aspettate, all'altro manichino. Dopodiché facciamo un countdown noi,
3, 2, 1, vai! Eccole qua! Disposto così potete guardarle. Parleremo in maniera più dettagliata dopo con Valentina delle maglie, chiedo agli ospiti di sedersi, ma Aurelio deve raccontare un po' di cose prima di... Ecco qua, e questa è la maglia bianca. Maglia away. Prego, Aurelio. So che avevi delle cose da dire, mi pare, no? Accomodati. Allora, innanzitutto grazie a tutti quanti voi per essere venuti in questa giornata così calda, ma qui mi pare che non si soffra il caldo, per fortuna. Allora, io ringrazio innanzitutto Massa, Aponte e tutta la famiglia di MSC, Vago, che è il presidente proprio di MSC Navi, e perché in fondo con loro è cominciato questo viaggio che non è mai finito. Il fatto stesso che loro siano diventati il main sponsor è rappresentativo, anche simbolico, di questo viaggio che, essendo venuto io nel lontano 2004 da Los Angeles, ho sempre mirato a voler portare il marchio del Napoli nel mondo, rappresentativo di una città che non ha uguali. E quindi io innanzitutto dedico anche questo nuovo messaggio al presidente della regione, che è qui presente, Vincenzo De Luca, e al nostro sindaco di questa amata città, Gaetano Manfredi, che sono qui presenti, perché io credo che da una loro collaborazione, visto che appartengono tutti e due a un mondo politico e ideologico affine, possa, al di là di qualunque intemperanza o illogica capacità distruttiva nella quale noi italiani siamo i primi nel mondo, non si sa perché, sembra quasi che abbiamo dimenticato le nostre origini e invece di essere fieri di ciò che siamo giochiamo tutto sul piano dell'invidia e sul piano di una competitività illogica perché non foriera di opportunità per ciascuno. E quindi io vedo che De Luca è un punto di riferimento forte per la regione Campania, Gaetano Manfredi è un gentiluomo che viene da aver fatto il rettore di un'università prestigiosa come la nostra università napoletana, Federico II, di cui abbiamo qui anche il rettore che io saluto. E quindi io mi auguro che queste maglie siano un po' il simbolo di un rinascimento, un qualche cosa che abbiamo iniziato con questo terzo scudetto. Quindi oggi per la prima volta non siamo qui semplicemente per presentare la nuova maglia, ma per lanciare il nostro nuovo manifesto. Lo dico in inglese perché ormai l'inglese, ahimè, la fa da padrona, lo dovrei dire in napoletano, ma visto che noi vogliamo internazionalizzarci, io dico a new era from Napoli to the world. Avete appena visto un video che ha svelato la nostra seconda pelle, anzi direi per noi napoletani che è la prima pelle, perché noi viviamo proprio la nostra maglia e quindi la nostra squadra in modo viscerale, come fanno da sempre i nostri tifosi. Avete visto la bellezza di una città, ma anche della regione Campania, che ha al suo interno dei veri e propri gioielli come Capri. Il nostro orgoglio sta proprio nell'iniziare questo lungo viaggio dal nostro mare per poi arrivare in tutto il mondo. Oltre a Capri abbiamo la Costiera Amalfitana, abbiamo Ischia, abbiamo l'ira di Dio. Addirittura il New York Times disse a suo tempo che Ischia era la più bella isola del mondo. Allora, l'inizio di una nuova era, sì,
perché dopo 33 anni di attesa di un intero popolo napoletano in tutte le parti del mondo, lo scudetto è tornato a Napoli e la città ha reagito in un modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali per settimane. Ancora se ne parla, ancora oggi quando io sono arrivato ho visto che c'erano degli addobbi per le strade e io ho detto semplicemente all'autista, dico, ma no, no, ma qui non finirà mai, si continuerà ancora bene, io spero di poter far bene quest'anno, ho preso secondo me un grande allenatore che proprio ha un concetto di internazionalizzazione e credo che possa continuare bene il lavoro già straordinario iniziato dal nostro predecessore come allenatore Spalletti. Sembrava che dopo l'epoca di Maradona a Napoli non si potesse vincere uno scudetto senza avere in squadra il più forte giocatore della storia del calcio. E invece grazie ad un modello gestionale sportivo unico al mondo, basato su una sostenibilità finanziaria completa e su uno scouting di primo livello, e ringrazio qui Maurizio Micheli che è il capo degli scouting del Napoli ed è presente, abbiamo costruito una squadra giovane ma fatta di uomini veri che ha fatto esplodere di gioia il mondo azzurro. Un modello di gestione vincente che ci ha portato per 15 stagioni consecutive nelle coppe europee, unico in Italia, che ha avuto la sua definitiva consacrazione con la vittoria del nostro terzo scudetto. Il Napoli non ha però soltanto avuto una crescita esponenziale dal punto di vista sportivo. Abbiamo voluto infatti fortemente rafforzare la nostra piattaforma di marketing negli ultimi 2 anni ed è per questo che abbiamo assunto anche il bravissimo Tommaso Bianchini che in qualche modo ha allargato anche le maglie di tutta l'organizzazione relativa al marketing. Abbiamo allargato quindi il nostro network a player internazionali di primo livello. Stiamo sfruttando l'immagine dei nostri giocatori su mercati target in tutto il mondo e stiamo sviluppando sempre meglio il modello di autoproduzione del materiale tecnico grazie alla collaborazione con l'amico Giorgio Armani. I due pilastri sui quali vogliamo fondare la nostra nuova era sono due: il forte legame con la città di Napoli, la presenza diffusa in Campania, in Italia e nel mondo dei nostri tifosi. Il club si pone in questo senso come un ponte fra la passione per la squadra che nasce all'interno della città di Napoli e i milioni di tifosi sparsi su tutti i continenti, di ogni età e che da generazioni si tramandano l'amore per la maglia azzurra. Per definire al meglio la nostra identità abbiamo voluto raccontarla per immagini, come da sempre siamo abituati a fare nel cinema, partendo dalla nostra Napoli per poi usare i faraglioni di Capri, eccezionali, simbolo unico al mondo, come passaggio per il mondo esterno. Come avete visto dal nostro corto, un surfista indossa con fierezza la maglia azzurra dei campioni d'Italia e partendo da Napoli attraverso i faraglioni di Capri per collegarsi con i nostri tifosi di tutto il mondo, rappresentati da un surfista californiano che indossando la nuova maglia Way attraversa l'iconico pontile della spiaggia di Malibu per surfare verso nuovi orizzonti. E questo è bello perché io in fondo da Los Angeles venni quell'estate a Capri, quindi sempre Capri c'è di mezzo, di cui io sono cittadino onorario e ne sono orgoglioso, e in quella Capri iniziammo questo viaggio del Napoli. Napoli oggi è globalmente riconosciuto come the place to be, dalla musica all'arte, passando per il cinema e la cultura del cibo, fino ad arrivare ad un turismo che vede oggi milioni di persone da tutto il mondo restare a bocca aperta di fronte alle sue bellezze indiscutibili. Lo scudetto del Napoli ha dato ancora più colore e magia alla città. Noi siamo orgogliosi di essere il volano di questa grande accelerazione e di essere il simbolo del rinascimento napoletano in tutto il mondo. Proprio per essere sempre più presenti all'interno della città, vi annuncio in anteprima che nel tardo pomeriggio di mercoledì apriremo il nostro primo store
nel centro di Napoli, che si aggiungerà agli altri già esistenti ma che non sono nel centro di Napoli, e precisamente in via Calabritto, dove un nuovo concept store colorerà ancora di più di azzurro la nostra meravigliosa città. Un altro passo del club per sviluppare sempre di più il nostro modello unico di autoproduzione. From Napoli to the World vuole essere un messaggio al mondo. Noi siamo Napoli, ma Napoli è in tutti i milioni di nostri tifosi sparsi in tutti i continenti. Una passione che si tramanda di generazione in generazione e che ha colorato di azzurro le piazze delle principali capitali mondiali, come mai successo prima nella storia del calcio. Vinceva un'altra squadra, non faccio nomi, nel giro di 24 ore era tutto finito. Noi vogliamo raccontare le nostre bellezze e raccontare le storie dei nostri tifosi sparsi per il pianeta. Il media più potente che abbiamo è oggi ben presente, la nostra maglia gara, la maglia dei campioni d'Italia pensata e disegnata da mia figlia Valentina e da Gianni Bonaccorsi del gruppo Armani. Ringrazio quindi Giorgio Armani per aver creduto in noi 2 anni fa. E passo la palla a Valentina per raccontare come abbia pensato queste storiche maglie. Grazie, grazie Aurelio. No, puoi tenerlo tu per dopo. Allora Valentina, vuoi raccontare? Intanto buongiorno a tutti. Volevo, in questi 2 anni per me è stato un privilegio lavorare insieme al gruppo Armani. Oggi presentiamo le prime 2 maglie, la home e la away. Come potete vedere, la home ovviamente per tradizione ha la maglia, ha il colore predominante azzurro, pantaloncino bianco e calzettone azzurro. Protagonista indiscusso è il nostro finalmente scudetto, e con l'aggiunta di particolari in tricolore, il collo a V e il fondomanica per enfatizzare questa storica vittoria. Mentre per quanto riguarda la maglia away, come colore predominante abbiamo il bianco con particolari in blu Armani per evidenziare questa collaborazione insieme al gruppo Armani e alla nostra società. Questa maglia è un omaggio alla città di Napoli, lo scudetto che sorge dal Vesuvio per simboleggiare questa nuova era e per ricordare le nostre radici anche quando andiamo fuori casa a giocare. E quindi il Vesuvio racconta anche la regione Campania. Assolutamente sì. E noi non abbiamo paura del Vesuvio, naturalmente. Assolutamente. Bene. No. Bene Valentina, posso magari rubarti solamente, diciamo, un argomento tuo per ricordare, correggimi se sbaglio, che dalle 19:26, un orario preso esatto, a caso, di oggi, ci saranno sul web store, ripartiranno le vendite di tutte quante web store le maglie. Nostro e sì. Web store eBay. eBay. Saranno le vendite delle maglie sia la prima che la seconda, quindi sia la home che la away. Mentre invece, se non ho capito male, in via Calabritto da mercoledì sempre casualmente alle 19:26 partiranno le vendite fisiche delle maglie, invece poi anche ovviamente giovedì. 19:26. Numero fatidico, rappresentativo. Caso. Esatto. Molto bene, grazie Valentina. Allora, ma come abbiamo visto e come abbiamo detto e come avete intuito e come probabilmente sapete, e come vedete ci sono altre sorprese da un punto di vista degli sponsor, e quindi Aurelio ti ridarei la parola per parlare sempre dei nuovi sponsor della Bene. Nuova era. Allora, negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto anche lato sponsor. Queste maglie rappresentano il nostro manifesto e per declinare il messaggio abbiamo scelto di legarci a 2 brand che fanno perfettamente parte di questa nuova narrativa. MSC fa parte della nostra famiglia, l'abbiamo già detto, dal 2011, ma da oggi diventa il nostro nuovo main global partner, rappresentando alla perfezione l'origine del proprio business su Napoli e l'incredibile espansione globale avuta negli ultimi decenni. Napoli e MSC parlano la stessa lingua, partono da qui e arrivano in ogni parte del globo, così come i nostri tifosi. Ringrazio quindi sia per l'ospitalità di oggi e sia per aver sposato il nostro progetto sfidante. Bene, allora io ne approfitterei, Leonardo Massa, se puoi, anche rimanendo seduto, come preferisci, puoi anche stare seduto, come vuoi, preferisci sul palco.
prima hai fatto un saluto, hai fatto qualche accenno, se vuoi dire qualcos'altro di questa grande collaborazione. Sarò brevissimo, ringrazio ancora il presidente De Laurentiis e la famiglia De Laurentiis perché, ripeto, è un progetto che parte da lontano, ma oggi devo dire guardo molto in avanti e guardo al futuro. Il video è bellissimo, ma è un video che parla di mare, l'ha detto anche il presidente De Laurentiis. Io credo che parlando di mare e di Napoli sento MSC chiamata in causa quasi in maniera naturale. E in più prima ho sbagliato dicendo 86 milioni, perché mi ricordano che è un dato del 2016 e solamente del mondo occidentale, ma insieme vogliamo questo numero farlo crescere, perché MSC Rociere non è leader solamente nel Mediterraneo, ma anche in Sud America, in Sud Africa, negli Emirati Arabi, e proprio sugli Emirati Arabi mi auguro che sarà la prima area, Dubai, Abu Dhabi, Doha, dove insieme potremo fare delle cose e continuare a far sì che le aziende crescano, che cresca questa splendida città e che insieme quello di quest'anno sia un traguardo, ma ci aspettiamo traguardi, parlo innanzitutto per MSC Rociere, ancora più ambiziosi per il futuro e sempre insieme a Calcio Napoli. Grazie. Ma sai che dovresti fare? Prego. Tu dovresti portare gli sponsor e i nostri giornalisti, anche con dei giornalisti internazionali, perché poi noi abbiamo anche dei seguaci internazionali, dal New York Times a tutti quanti gli altri. Quando andiamo a giocare a Jeddah, la Supercoppa, tu imbarca tutti quanti, sbarchiamo lì nel porto di Jeddah, ci ospiti a tutti e lì facciamo un'altra ulteriore grande promozione al grande marchio MSC. L'idea Ottima del idea. Presidente, come sempre, è straordinaria, la parola ospitare va bene, ma ci ragioneremo, Presidente, vabbè, grazie. Beh, guarda, te li pago io, tanto saranno 100 invitati. Oh, grazie, Presidente. Grazie, Leonardo. Aurelio, poi c'è un'altra novità oltre alla MSC, o sbaglio? Sì, sulla Manica avete visto la seconda grande novità, eBay. Chi è che non conosce eBay come marketplace delle passioni? Ha la vocazione eBay di diffondere l'amore per lo sport in tutto il mondo e da oggi eBay porterà le nostre maglie nelle case dei milioni di tifosi del Napoli sparsi in tutti i continenti. Io già li ho prebacchettati, ho detto mi raccomando, noi soltanto negli Stati Uniti abbiamo certificati 15 milioni di supporters. Sempre prima dello scudetto. Prima dello scudetto, e quindi mi raccomando, non mi fate casino lì. Lì io voglio primeggiare. Allora, un nuovo partner globale che entra a far parte della nostra famiglia, un accordo che certifica la nostra vocazione internazionale. E allora vogliamo far parlare di, prego, questo direttamente Alice Acciardi? Vieni, preferisci venire sul palchetto, prego. Grazie mille. Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare il presidente De Laurentiis, Valentina De Laurentiis e ovviamente anche Leonardo Massa per l'ospitalità. E, lo diceva il presidente due secondi fa, eBay è il marketplace delle passioni e se vogliamo parlare di passioni, direi che siamo nel posto giusto. Questa città, questa maglia, l'impresa storica dello scudetto parlano di passioni che hanno ammaliato e esaltato tutto il mondo. E abbiamo parlato anche di internazionalità poco fa e su questo ci sentiamo a casa perché siamo anche noi legati alla California, anzi siamo nati in California, vicino San Francisco 28 anni fa. E la nostra missione sin da quando siamo nati è sempre stata quella di connettere milioni di persone e di imprese in tutto il mondo per fare business, quindi per comprare e vendere prodotti e avere successo. eBay è una community, esattamente come una community la comunità del calcio e dei tifosi. E siamo il luogo dove le persone si incontrano per condividere i propri interessi e le proprie passioni. Siamo il luogo dove le persone comprano e vendono tutto ciò che è relativo alle proprie passioni, che possono essere i motori, la tecnologia, l'arrodamento, il collezionismo, la moda e anche lo sport. Siamo molto fieri di essere parte di questo momento storico, ma anche
a questo punto della storia del club, essendo in questa maglia. E non siamo solo su questa maglia, ma siamo anche sponsor esclusivi del training kit, che scoprirete a breve che è bellissimo, quindi grazie ancora a Valentina. E da oggi, come diceva Valentina, è attivo anche su ebay.it lo store ufficiale della società Calcio Napoli, dove tutti i tifosi da tutto il mondo, in particolare dall'America, potranno acquistare tutto ciò che serve per supportare la squadra nella prossima stagione. Grazie a tutti. Visto che siete in California, sì? Che è un po' la mia seconda patria. Perfetto. In Messico c'è la possibilità di utilizzare delle local factory per produrre in loco la maglia del Napoli a prezzi giusti, perché altrimenti da qui, tra spedizioni e vari tax, non si arriva ad un prezzo corretto per i tifosi che stanno lì. Quindi io vi inviterei subito a studiare con quali fabbriche messicane concepire un tipo di collaborazione. Ma sicuramente è una sfida che Valentina, esatto, noi siamo qui per supportarvi come marketplace e siamo veramente entusiasti da questa opportunità e questa sfida. Scusa un attimo Alice, sì. C'è anche in famiglia qualcuno che è particolarmente entusiasta, mi avevi raccontato, lo vogliamo dire? Tu hai per caso nonni o padri tifosi della Juventus? No. No. No, però chi c'è in famiglia? Ho un marito napoletano. Ah, un marito napoletano, benissimo. Meno male, finalmente non una juventina nel nostro clan. No, non, chiaramente non ho l'accento napoletano, ma c'è un napoletano in famiglia. Molto bene, grazie. Perfetto. Alice, puoi accomodarti se vuoi. Aurelio, hai già detto che ci sono degli ospiti importanti. Sì, io inviterei qui il presidente della regione, il nostro carissimo amico Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Anche perché una bella fotografia con loro due qui in mezzo, visto che i nostri due fotografi, la campagna, la rapidità e la città che li contraddistingue, se per cortesia arrivano qui. Eccoci, ce n'è anche un terzo, credo che sia di MSC. Ci vuole anche la maglia away. Sfruttiamo pubblicitariamente il governatore De Luca e il sindaco Manfredi, che qualche milione di seguaci hanno, e mandiamoli anche sulla maglietta bianca. Prego, governatore. Sì, meglio, siamo qua, abbiamo fatto, facciamo tutto. No, facciamogli fare la foto anche sulla maglia bianca, dai. Certo, scusami, dopo ti dico quanta gente segue il governatore. Forza. Pare che il governatore abbia dei numeri sensazionali come followers. Allora, a parte gli scherzi, è importante il connubio tra calcio, tra sport e non voglio dire politica, governatore, credo sia meglio dire sociale, oppure politica in senso elevato, non politica come spesso ci appare, o sbaglio? Allora noi abbiamo nel Napoli partiamo dalla città di Napoli, perché Aurelio ha fatto delle considerazioni molto importanti. Diciamo che la scelta dello sport come occasione, strumento di rilancio dell'immagine della città, ma anche di promozione di un'attività di formazione delle giovani generazioni, è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa. Quando decidemmo di fare le Universiadi a Napoli, che è stata un'altra follia, perché avevamo 3 anni di tempo per rifare 70 impianti sportivi e soprattutto intervenire sullo stadio San Paolo allora, è stata una grande scommessa, ma anche un grande atto di follia. Abbiamo cominciato allora, e allora abbiamo deciso con Aurelio di fare un investimento sullo stadio, perché altrimenti non avevamo un luogo fisico dove realizzare la cerimonia di apertura delle Universiadi a Napoli. È stato quello per noi il primo momento di investimento sullo sport.
ritenevamo quella un'occasione di promozione della città di Napoli, della regione, ma soprattutto un'occasione per estendere nei quartieri difficili la cultura dello sport. Ovviamente questo presupponeva la realizzazione di interventi di riqualificazione, di ristrutturazione di decine di impianti. È stato il primo momento di rilancio, per quello che ci riguarda, della città legandola allo sport. Poi, siccome lui il suo mestiere lo fa meglio di chiunque altro in Italia, nel mondo e nell'universo, la regione ha dovuto investire qualcosa per rifare tutto lo stadio San Paolo, anche perché allora non aveva nessun interlocutore e con chi parlare. E qui abbiamo fatto un investimento rilevante, poi questo investimento è proseguito, abbiamo rifatto un po' con la reception, eccetera, eccetera. Ora, la vittoria del Napoli è stata un'occasione non solo di promozione globale della città di Napoli, ma io dico dell'Italia a questo punto, perché Napoli in una qualche misura è l'Italia. Ma è stata, per quello che mi riguarda, un'occasione straordinaria. Voi forse non lo potete valutare fino in fondo, magari De Giovanni ha la sensibilità per farlo, per offrire ai giovani di Napoli, soprattutto ai giovani dei quartieri più a rischio di Napoli, un modello di comportamento, di vita, di aggregazione sociale che è impagabile, perché siamo passati dal modello Gomorra, cioè dai ragazzi che nei quartieri si vestono, si tagliano i capelli, si tatuano come i protagonisti di Gomorra, a giovani generazioni che hanno davanti un modello positivo. Varascelli, ai giocatori, De Laurentiis, l'allegria, le feste, le bandiere al vento, cioè un modello di civiltà, di solidarietà, di allegria, di fantasia, ma in maniera corretta. Questo ci aiuta tantissimo, perché legare a questo momento la vita e la formazione dei giovani è un lavoro che facciamo fatica a fare noi dalle istituzioni, è importante che lo facciano quelli che vivono di sport. Poi è importante per Napoli, perché questa immagine legata alla vittoria del Napoli è stata un'immagine davvero di promozione di tutto un mondo, di tutta una comunità. Abbiamo fatto feste per mesi, ma perché è chiaro che la cosa è stata vissuta come un momento di emancipazione, perfino di vendetta positiva rispetto ad immagini. Tu hai fatto cenno ad un'altra squadra, un'altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività. Quando noi in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio della squadra di Napoli in un'altra città per motivi sanitari, e quella squadra pensò di approfittarne andando nel campo sportivo per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si era presentato. E non si fa, e non si fa, e non si fa. Infine, avevo un motivo in più per essere qui, non solo per festeggiare insieme con voi, per vedere la nuova maglia che è bellissima perché è semplicissima ed è bellissima, ma anche perché avevo un debito di riconoscenza nei confronti di MSC, i bei di meno, vabbè voi siete moderni, ma avevo un debito di riconoscenza con Gianluigi Aponte, che è un grande signore, un grande imprenditore, un grande italiano. Perché? Quando facemmo le Universiadi dovevamo decidere dove fare il villaggio sportivo, il villaggio dove ospitare 8.000 atleti, gli allenatori, le famiglie, e ci fu una discussione con uno che c'era allora a Napoli. Ovviamente pagava tutto a regione, 270 milioni di euro ha pagato solo a regione. Qualcuno ebbe in testa di mettere il villaggio dei prefabbricati alla mostra d'oltremare. A me pareva un'idiozia, intanto perché avremmo distrutto la mostra d'oltremare.
La città di Napoli mi deve gratitudine eterna per aver salvato la mostra d'Oltremare. Mi dovete fare fra 200 anni un monumento. Ma anche perché mi voleva un problema, fatti il villaggio dei prefabbricati, siccome immediatamente dopo sarebbe stato occupato da varia umanità, delinquenti, ho detto poi come lo sgomberiamo, Sofia, chi chiamiamo? I Marines, chiamiamo l'esercito israeliano. Allora ci venne un'idea elegante, sobria, ospitiamo il villaggio sportivo su navi da crociera. E invitammo Gianluigi Abbozzi, sapendo ovviamente che gli creavamo un fastidio, perché è chiaro che MSC programma tre anni, avere una sollecitazione immediata. Fu allora un atto di grande generosità, di amore per Napoli, di amore per l'Italia, la disponibilità che diede Gianluigi Aponte a partecipare alla gara, perché facemmo comunque una gara pubblica, anche se poi mal gliene incolto a Gianluigi Aponte, che prese comunque un avviso di garanzia, perché in Italia non si nega a nessuno. Dunque io avevo un motivo di gratitudine, di ringraziamento, di risarcimento morale, e ci tenevo tramite voi a mandare un saluto affettuoso e un ringraziamento ancora a Gianluigi Aponte. Per il resto mi aspetto da questo signore qui, questo è un... voi non avete idea, o forse ce l'avete, i collaboratori, la signora Gianna. Il video, ogni cosa, non ne fa passare una. Chi sei, un imprenditore? Non è che mantiene una squadra come il Napoli, credo sia l'unica, con un bilancio perfetto. È perché è un imprenditore vero ed è anche un... perfino il video di Gabriel dei Faraglioni, ma noi non, va buono, noi va bene, ci siamo permessi solo di dire a lui, siccome Ischia era un po' in difficoltà adesso per il turismo, vedi, far mettere un'immagine di Ischia, non ci siamo riusciti perché ovviamente lui dice, vabbè, i Faraglioni, diciamo, un'immagine iconica ci vuole, vabbè. Avremo modo di trovare altre forme di collaborazione, non so quanto mi costerà. Faremo, non lo so nemmeno io, faremo una, ma sarà ben riposto comunque, perché tutto quello che tu investi nel calcio Napoli ha un ritorno notevole, e quindi noi faremo una nave di pirati che sbarcherà al Castiglio Aragonese di Ischia. Ti sta bene questo? Bene, ok. Grazie governatore. Grazie, grazie. Ovviamente, ma anche io nel mio piccolo faccio l'imprenditore. È chiaro che se non ci guadagniamo niente, non cacciamo niente, è evidente che serve anche a noi. Grazie Aurelio, grazie a Napoli, grazie, grazie a tutti quanti voi. In bocca al lupo. Grazie. Dia pure a me, dia pure a me. Allora, grazie Aurelio. Ringraziamento ovviamente da parte mia, ma da parte di tutta la città. Che Aurelio è riuscito in un miracolo, quello di portare il terzo scudetto a Napoli, che non è cosa da poco, ma di farlo in una maniera nuova, cioè con una società molto organizzata, una società senza debiti, una società capace di essere riferimento in Italia e nel mondo. E questo lo posso dire da mia esperienza diretta, penso che pure Enzo può confermare dalla sua esperienza. Farla a Napoli è molto difficile. Speriamo che non sia un miracolo, ma non sia l'inizio. È bravo. E allora, adesso era. Questo è proprio il messaggio che penso viene da oggi. Oggi non è più un miracolo, è una nuova era. È una nuova era di una Napoli, di una regione Campania sempre più vincente, di una Napoli sempre più internazionale. E di una Napoli che mette insieme tutti quelli che sono i grandi partner internazionali della nostra città. E in questo MSC è una delle grandi eccellenze di Napoli, e mando anche un grande saluto e abbraccio a tutta la famiglia Ponte per il legame affettivo, economico e anche sentimentale che ha e avrà con la città di Napoli. Concludo solo con due considerazioni.
un grande apprezzamento per Valentina, perché Valentina è, oltre che essere una grande stilista, e lo sta dimostrando in questo lavoro che sta facendo, è una grande professionista. E essere figlia di Aurelio non è facile, quindi questo lo dobbiamo dire, e quindi è veramente un grande insomma, risultato per te, e quindi noi siamo molto felici dei tuoi successi. E un'ultima cosa che dobbiamo dire: oggi ovviamente le aspettative sul Napoli, su Napoli, su Aurelio sono grandi, ognuno di noi cercherà di fare il meglio possibile, però quello che è importante per tutti è continuare ad essere vincenti, però mantenendo il nostro stile e il nostro modo di essere. E questo sicuramente sarà così, lo è stato nella grande festa dello Scudetto, in cui Napoli è stata pazza di gioia, però responsabile come nessun'altra città al mondo. E questa è una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, insieme ad Aurelio e insieme alla squadra di calcio. Noi faremo la nostra parte a fianco al Calcio Napoli, perché so bene che il Calcio Napoli si aspetta il sostegno del Comune, e il Comune ci sarà. Ma poi queste due maglie che rappresentano la pelle dei tifosi, perché per i tifosi è la prima pelle, e noi tifosi li dobbiamo ringraziare, perché a loro sono dedicate queste due nuove maglie. E ai tifosi lancio un messaggio: noi ci proveremo sempre, ma se voi ci starete vicini anche nei momenti che possono diventare apparentemente scuri, noi sentiremo meno questo peso e riusciremo sempre negli anni a mantenere alta l'immagine del Napoli e di Napoli. Quindi tutti uniti per un'unica missione, quella di essere i veri supporter di Napoli città e della Campania. Così. Grazie Aurelio. Grazie al sindaco Gaetano Manfredi e al governatore De Luca. Prego, accomodati Aurelio, e a questo punto cominciamo con la conferenza stampa di questa presentazione delle maglie del Napoli. Guido, è il tuo momento. Cominciamo con Sky e Bein Sport. Buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti, perché l'impatto emotivo è evidentemente molto, molto forte. Le due maglie sono sicuramente di quelle che piaceranno alla gente. Ci avete già raccontato tanto in termini di visione, di mission aziendale. Ha parlato il presidente, ha parlato da imprenditore. Io però mi rivolgerei, se posso, all'uomo De Laurentiis, chiedendo a lui che effetto le fa guardare quella maglia, vedere il tricolore. Che cosa significa per lei un po' di pancia? Le chiedo che cosa significa e cosa deve significare guardando avanti relativamente alla prossima stagione. Portare quel tricolore sul petto, cosa? Ma sai, portare quel tricolore è il tricolore rappresenta, dopo tanti anni di lotta dura, di sacrificio, un segno di libertà. La libertà di aver detto: guardate, ci siamo anche noi. E questo secondo me è estremamente appagante. E poi questo tricolore ha acceso ancora di più i riflettori sulla nostra già capacità di internazionalizzare il brand Napoli, perché anche prima dello scudetto eravamo arrivati a essere la 18ª squadra del mondo. E quindi avevamo superato altre squadre che non avevano subito il fallimento, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare, io me lo ricordo sempre, che il Napoli non esisteva più.
Io, per onorare la storia del Napoli e per onorare Maradona, quando presi il Napoli dalle ceneri del fallimento, non ebbi il coraggio di chiamarlo Napoli Società Sportiva Calcio Napoli, ma chiamai Napoli Soccer, come voi ricorderete. E quindi, con grande rispetto, con grande dedizione, per uno che era abituato a fare film vincenti in Italia, vincenti fuori dall'Italia, è stato come un percorso dove nella vita è bellissimo anche affermare che non si finisce mai di imparare. L'aver attraversato certi territori, ricevendo gli sputi sulla testa e barricandosi negli spogliatoi, da un lato mi faceva sorridere, ma dall'altro lato mi faceva capire che dall'Italia dei comuni del 1200 o degli anni 50 di Campanile Sera poco era cambiato, perché quando prima ho detto noi italiani se la smettessimo con questa invidia invece che con questa nostra ricchezza di avere tantissime regioni che hanno una capacità che non esiste altrove. Io adesso non voglio fare paragoni per non offendere nessuno, ma guardate che vivere nell'altrove è veramente triste. È veramente triste, ma vivere in Italia è un privilegio. Lei, Guido. Buonasera a tutti, sono Al Jazeera. Sono Abdel Majid di Sports. Una domanda, prima domanda al presidente, poi la seconda al presidente del MSC. La prima, un complimenti al Valentina per la maglietta, bella maglietta, bel design. E chiedo al presidente se possiamo vedere Osimhen con questa maglietta nella prossima stagione. Assolutamente sì, ve l'ho già detto. Se poi dovesse arrivare una offerta più che indecente, e allora ce ne faremo una ragione e saremo in grado, come aver scovato Cavara, Osimhen ed altri, di trovarne degli altri ancora. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché qui veramente c'è la passione azzurra che ci arde nel cuore. Domanda al presidente dell'MSC, perché questo matrimonio con il Napoli? Ma come dicevo a inizio di conferenza, in realtà è un matrimonio iniziato tanti anni fa, nel 2011, è un percorso più che un matrimonio. Un percorso, noi siamo gente di mare, tracciamo una rotta, incominciamo a navigare assieme e poi, raggiunto un obiettivo, ce ne poniamo un altro. Col Calcio Napoli questi anni, dal 2011 a oggi, sono stati anni molto intensi, meravigliosi. Adesso parlo un po' più sotto il profilo aziendale. MSC Rocer è diventato leader in molti dei mari del mondo. Questa opportunità ulteriore di tracciare una new era, una seconda rotta assieme al Calcio Napoli, ci ha entusiasmato. Pensiamo che in questa idea di internazionalizzazione un'azienda come MSC si presti perfettamente. Nel video si vedeva mare, il mare che da Napoli parte per portare persone, per portare messaggi e nel caso specifico per, speriamo insieme a MSC, fare sempre più grande questo Napoli. Quindi tu li porterai i giornalisti a Jeddah? Con grandissimo piacere. Bene, vai Guido. France Press e poi Mediaset. Salve, avrei una domanda per il presidente De Laurentiis. Volevo sapere se il Napoli, dopo aver conquistato il titolo in Italia, è pronta questa stagione magari per fare quel salto in più per conquistare un titolo anche in Europa. Ma vedete, qui non si devono fare, visto che siamo su una nave, promesse da marinaio.
Noi abbiamo un nuovo allenatore del quale io ho ampia fiducia, se no non l'avrei scelto. Un allenatore che ha anche esperienza al di fuori dell'Italia. Però noi siamo in ricostruzione, nel senso che abbiamo dei giocatori importanti che hanno collaborato tutti, senza esclusione alcuna, per vincere questo tricolore. Però voi mi insegnate che quando una persona è appagata, forse il sacro fuoco all'interno, in maniera involuta, si spenge, senza che ce ne sia una specifica ragione. Allora, dov'è il mio compito questa prossima stagione? Di essere molto, ma molto, ma molto vicino alla squadra, per cercare di riaccendere ogni momento che la fiammella si riduce, questo fuoco sacro della competitività. Io non vorrei che si considerassero sazi e arrivati. E è chiaro, io per esempio alle 18 incontrerò per la prima riunione effettiva, anche se abbiamo parlato a lungo in questi giorni, con Garcia e con i nostri scouter. E quindi già abbiamo una lista di interventi, per cui sappiamo anche che abbiamo dei giocatori che sono arrivati un po' alla fine del loro percorso, perché hanno un anno di scadenza. Allora lì io devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovare altri lidi. Non fraintendetemi, io non voglio fare il cattivo con nessuno, ma poiché questi signori sono dei giovanotti in giovane età e spesso sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che io ritengo stupida, inefficace, assolutamente contraria al vivificare di un atleta, allora io dico, vabbè, a voi vi sta bene così? Ok, avete trovato pane per i vostri denti, io non ho bisogno di nessuno, posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto. Però, quando per un anno non avrete giocato, forse le vostre azioni varranno di meno. Forse l'ambizione di giocare in una squadra del livello del Napoli non si manifesterà. E allora, guardandovi allo specchio, direte: sono stato un povero stupido. Guido. Non stupido Guido. Guido, dai la parola. Scusa, scusa. Eccomi, buonasera Presidente, buonasera a tutti. E durante la presentazione di questa maglia con lo scudetto, che è stato il frutto di un grande lavoro suo, dei dirigenti, della squadra, avete fatto anche accenno ad un'altra squadra che non è stato pronunciato il nome. Volevo chiedere, visto che uno dei suoi collaboratori Giuntoli è andato alla Juventus, e si aspettava nelle sue dichiarazioni questa juventinità dopo 8 anni di Napoli? No, non me l'aspettavo proprio, mi ha preso di sorpresa. Avessi saputo prima, forse me ne sarei liberato prima. Presidente, buonasera, un saluto anche ai suoi ospiti. Lei, parlando in sede di presentazione di queste maglie, dell'immagine del Napoli, di volerla divulgare ancora più nel mondo, parlando anche di mercato, quello giapponese, mi riferisco a Ikatura, potrebbe essere una nuova strada da percorrere? Sta in cima ai miei pensieri. Il problema è trovarne uno che abbia quella rispondenza al ruolo che gli si vuole affidare.
dipende se fosse un tornante, se fosse un difensore centrale, se fosse un terzino destro, se fosse un centrocampista, cioè ogni ruolo avrebbe delle connotazioni talmente diverse per essere corrispondenti a ciò che necessita il Napoli in quel determinato ruolo, che ha avuto degli epigoni che sono difficilmente replicabili. Secondo me l'errore che i miei scouter ed io e l'allenatore non dovremo fare, e in questo gioca positivamente il fatto di avere un allenatore nuovo, è di cercare una qualità identitaria con chi non c'è più o chi non ci sarà più, perché la replicabilità lascia sempre la bocca amara, perché nessuno è replicabile. Ognuno ha per carattere, per formazione, per capacità atletica delle caratteristiche anche minimali differenti che fanno poi la differenza. Ma lei che voleva sapere chi compravamo, perché poi terra terra, no, ma non hanno di queste curiosità, no, no, non sono, no, ma io gioco queste cose, no, anche gioco. Sul mercato giapponese, se comprare un giocatore è visto anche nell'ottica, no, del giapponese, marketing. Gliel'ho detto, a me piacciono molto i giapponesi, lo sto dicendo da una vita, ho detto ne va via un coreano, pigliamo un giapponese, però poi bisogna trovare in quale ruolo e se ha le caratteristiche giuste per giocare con gli altri. Io non vorrei abbandonare il nostro 4-3-3, non voglio passare per il 4-2-3-1. Noi abbiamo un centrocampo fortissimo e con un centrocampo fortissimo noi dobbiamo rimanere, perché con un centrocampo fortissimo funzionerà meglio anche la difesa. Scusate, questa però è la conferenza stampa della maglia e degli sponsor, cosa che voi sapete. Ora, se si fa la domanda se Osimhen avrà la maglia del Napoli, ci sta, però non trasformiamo in una... Allora facciamo una cosa, Nicola, invitiamoli ad un'altra... Ma sono a Di Maro, tra pochi giorni ci saranno, sì, tutti... Sì, ma loro a Di Maro dovranno fare una conferenza stampa con il mister. No, e poi la se fanno vogliono anche parlare di mercato, ne devono parlare con me, e quindi ne parleremo se vi va... Venerdì io sono a Milano per il problema delle vendite del prossimo nei ciclo. Prossimi giorni. Allora, nei prossimi giorni vi faremo sapere, e quindi se voi vi comporterete bene, non è una minaccia, si comportano sempre è una sollecitazione cortese, e farete degli articoli sulle nostre maglie, io vi aprirò la porta di una conferenza. Ma gli articoli stampa li faranno, ad hoc, li faranno per quanto le riguarda sono una le idee notizia. Sul futuro calcistico. Non perché se vi comporterete male, io mi conoscete, sono un uomo anche difficile, mi chiuderò a riccio e non vi aprirò la porta. Guido. Sì, non sono stato fortunatissimo adesso a dover farla. Presidente, buonasera. Noi siamo a bordo di una nave, lei ci ha sempre indicato il percorso e il traguardo, il percorso era stato entusiasmante, adesso però che è arrivato anche il traguardo scudetto, dentro di sé ha una vision su un nuovo traguardo, dove ci porterà? Ma noi i traguardi... Volevo poi fare una domanda sulla maglia Valentina. Noi i traguardi sono quelli delle maglie, e allora perché noi siamo partiti con queste due maglie... Il traguardo nostro è che se prima ne facevamo 13 o 14 è di farne 20 quest'anno, cioè di avere talmente della forza nei confronti dei successi che dovessimo seminare per strada, che ogni successo comporterà probabilmente la creazione di una maglia per un nuovo appuntamento con voi. E a Valentina De Laurentiis? Ma chi era? Radio Che Schisse che faceva questa domanda stupidina? E vabbè, ma lui non può farne a meno, no, non è più vero, forte vabbè. Di lui. Grazie Presidente, è sempre carino come suo solito. Valentina, volevo farle i complimenti per Grazie. La maglia, e a proposito di maglia, quando verrà svelata la terza maglia? A inizio campionato. Ah, direttamente, grazie. Guido? Sì, ecco, mi ha bruciato la domanda che volevo fare alla dottoressa Valentina su
quante maglie sarebbero state prodotte quest'anno, ma evidentemente l'obiettivo è di andare anche oltre agli anni passati. E poi, Presidente, non le chiedo di mercato, però volevo sapere se la sensazione è giusta che da quando è arrivato Garcia ad oggi lei sia ancora più convinto della scelta che ha fatto, che questi giorni l'hanno ancora di più convinta di aver fatto la scelta giusta, da come sta parlando in questi minuti. Allora, 4 effettive e la quinta in lavorazione, ed è una sorpresa. Quindi avremo la maglia away, la home, away, la terza, poi avremo Halloween e la quinta sarà in lavorazione, sì, esatto. È ancora in lavorazione, scusate. Ma io di solito non torno mai sulle mie scelte e quindi è chiaro che per me oggi Rudy Garcia è al centro del villaggio e quindi lo supporterò con tutta la mia tenacia, la mia disponibilità temporale, la mia conoscenza e la mia disponibilità anche economica e finanziaria per quello che rimane sempre basato sul rispetto di un bilancio e di un budget che deve essere in primis tutelato. Quindi Rudy Garcia per me oggi come oggi è veramente lo specchio di una scelta dal mio punto di vista felice. Tutte le volte che ci parlo dico: Aurelio ha scelto, credo, l'uomo giusto. Vai Guido. Presidente, grazie dell'invito e complimenti per l'evento. Noi lo sa bene, parliamo per 23 paesi del Latino America, tra cui il Messico che lei ha menzionato come possibile posto della produzione per la maglietta. Essendo il Napoli un caso più unico che raro di non fornirsi dei grandi nomi dello sport nelle Marche, sino fare l'autoproduzione come lei dice, quanto incide questo nella idea della indipendenza e della stabilità economica che avete dimostrato in tutti questi anni, Presidente? Ma veda, uno che fa l'imprenditore dovrebbe in autonomia avere la produzione, la distribuzione domestica e internazionale del prodotto che ha, perché altrimenti è difficile calibrare anche l'idea di marketing che lei deve mettere alla base della sua produzione, sia nel momento in cui crea, che è importantissimo, sia nel momento in cui realizza, perché durante la realizzazione del prodotto ci possono essere delle sorprese proprio. Prende il Covid, quando c'è stato il Covid abbiamo visto schizzare i prezzi all'infinito. Io ho dovuto prendere e noleggiare 44 Jumbo per poter dalla Cina importare in tempi brevissimi quello che mi serviva. Io mi ricordo, non me lo dimenticherò mai, che Spalletti mi diceva: ma lei è sicuro, Presidente, che lunedì cominciamo ad allenarci e domenica facciamo la prima di campionato, ma ce l'avremo la maglia? E io dissi: non ti preoccupare, che la maglia per giocare ce l'avremo, quella per venderla ai tifosi forse un po' più tardi. E così è stato. Allora, quando uno fa l'imprenditore, veda, qui c'è il sindaco di una città dove il proprio stadio vive di una negatività perché sottostà al principio di non vendibilità. Allora, se lui riuscirà da primo cittadino, se vuole veramente bene al Napoli e a Biura la Juventus, cosa che io mi auguro, che ha già fatto in parte, ma lo dovrebbe fare veramente coram populo allo stadio, allora riuscirà a cambiare questa norma. E a quel punto, se mi sarà venduto lo stadio e io potrò finalmente investirci il mio tempo e il mio denaro e quindi trasformare quella parte della città
vivibile, pulsante per i 7 giorni stessi della settimana, per 24 ore al giorno, facendone un centro di attrazione totale sul piano della socializzazione proprio di chi vive su Napoli, determinate esperienze e determinate sensazioni che, come ha detto il presidente De Luca, sono sensazioni altissime e di grande sapore ecumenico. Grazie Presidente. La seguente domanda volevo farla per il dottor Leonardo Massa. Avere il marchio principale della vostra impresa in questa maglia che è rappresentativa per tanti milioni di persone, e che salto fa o che connessione ha con questa nuova era che state presentando? Grazie. Ma devo dirle, è assolutamente in linea con quelli che sono i valori della nostra azienda. Noi siamo un'azienda che ha Napoli, nell'italianità in generale, ma in modo specifico in Napoli, l'elemento di differenziazione sul mercato delle crociere a livello mondiale. Siamo partiti da Napoli 30 anni fa con 2 piccole navi, oggi siamo il 3° operatore al mondo, il 1° in Europa, ma abbiamo mantenuto sempre fermo dei punti nel nostro DNA. E il primo è certamente questo legame con Napoli e dei valori positivi che Napoli sa esprimere in termini di cultura, in termini di accoglienza, in termini di arredi delle navi, piuttosto che di cultura dell'accoglienza che noi italiani facciamo da 2000 anni. Quindi oggi essere sulla maglia di un'eccellenza di Napoli, il Napoli rappresentativo del mondo, è solo un motivo di orgoglio che amplificherà ulteriormente il messaggio. Il 3° operatore del mondo, ma noi ci troviamo sulla nave più grande del mondo. Questa è la nave più grande mai venuta a Napoli. E anche ecosistemica particolare. Questa è la nave più, grazie per lo spot al presidente De Laurentiis, questa è la nave più ecosostenibile al mondo per passeggero. Noi siamo su questa nave, ci sono oltre 6.500 ospiti e quasi 2.000 persone di equipaggio. Questa nave è alimentata da GLN, gas liquefatto naturale, ed è oggi, per passeggero, la nave meno impattante al mondo. Quindi questa è una delle strade, quella è la sostenibilità che percorriamo, e so che anche questo è la sostenibilità, è un tema importantissimo per il Napoli. Mi spiegava prima Massa che stanno costruendo una nuova nave che avrà addirittura delle suite da 200 metri quadri. Immaginate una suite dove solo 2 persone ci sono dentro, 200 metri quadri. Verissimo, stiamo lanciando, costruite da Fincantieri qua in Italia, un nuovo brand del lusso, navi, il nome è Explora Journey, saranno navi in termini dimensionali più piccole rispetto a questo, con meno ospiti e gabine per i nostri ospiti, suite per i nostri ospiti decisamente più grandi di quelle che oggi sono disponibili sul mercato crocieristico. Però tornando alla maglia, al valore di Napoli, è evidente che per un'azienda che ha fatto di Napoli, delle proprie radici in Campania, un elemento di differenziazione a livello mondiale, perché questo è quello che facciamo nel mondo, portiamo in giro quello che crediamo essere un po' il meglio dell'italianità, in modo particolare della Campania, beh, è un orgoglio pazzesco. Grazie. Salve, buongiorno. Allora, a Massa chiedo quali sono le coordinate economiche di questo accordo, se ci potete raccontare qualcosa in più in termini numerici. A Valentina De Laurentiis chiedo se effettivamente c'è un po' Maradona e la maglia di Maradona di quegli anni straordinari del Napoli che echeggia in queste due nuove maglie, poi vedremo quelle che verranno. E al Presidente, che è sempre così conciliante, chiedo se fra le cose replicabili con questo Garcia nel quale lei si specchia felicitandosi per questa scelta c'è anche il successo del campionato che verrà come quello che si è appena concluso. Per quanto riguarda le coordinate, è un accordo pluriennale. E parte dagli 86 milioni di supporter stimati da Nielsen nel 2014 e vuole far sì che questo numero cresca il più possibile. Abbiamo già anticipato una mossa che prima il Presidente ha accennato, quella del Giappone, perché abbiamo messo da aprile una nave che regolarmente opera in Giappone, crociere per i giapponesi. Quindi stiamo lavorando in direzione del
Calcio Napoli e del presidente per far crescere a livello globale l'attrattività della destinazione Napoli e ovviamente della squadra. Crediamo che questo ovviamente rappresenti un beneficio importante anche per MSC Crociere in questo momento. Valentina? Allora, Maradona sarà sempre nei nostri cuori e sarà sempre nel nostro passato. Ora noi vediamo verso il futuro, la maglia sicuramente richiama i colori del passato, ma con un'ottica di una nuova era. Aurelio, chiudere. Ma io dico al Corriere della Sera che non si possono fare previsioni. La cosa più ignobile, visto che siamo su una nave, sarebbe quella di fare promesse da marinaio. Allora dobbiamo vedere la fine del mercato, dobbiamo vedere i due ritiri come verranno gestiti, dovremo vedere soprattutto e anche come si rafforzeranno gli altri. Dovremo vedere alla fine di agosto quale sarà il calendario UEFA per la Champions. Quindi diciamo che i condizionamenti e le variabili sono talmente tante che sarebbe più che ignobile, superficiale e stupido oggi come oggi dire lotteremo per lo scudetto come dissi l'altro anno. Certo che sarebbe stupido non farlo. Certo che sarebbe stupido non essere competitivi in Europa, ma c'è sempre di mezzo un ma. Ecco perché io ho prima fatto l'appello ai tifosi di essere con me sempre e ovunque e io sarò con loro e per loro sempre e ovunque. Bene, grazie, grazie, ringraziamo tutti. Facciamo una foto, se ci portate la maglia, eccola lì. Chiedo sempre ai nostri due fotografi di venire qui, una foto opportunity di tutti e quattro con le maglie che ci sta portando velocemente, molto velocemente, subito per favore. Un ringraziamento particolare a Tommaso Bianchini e al suo team per aver organizzato questa bella riunione. Dobbiamo mettere e far vedere. Allora, se vi alzate, vi mettete qui davanti. Ogni coppia fa vedere una maglia, qui c'è la seconda, eccoci qui. Qui c'è un Massa però, vedo un Massa, attenzione, Massa, 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 ecco. E l'altro che cos'è? Ah, caspita, Acciardi, bene. Eccoci qua, vai. E l'altra bianca? L'altra bianca, se vuoi, la dobbiamo prendere dal manichino. Facciamo, tanto le abbiamo fatte prima con le bianche, anche addirittura con De Luca e Manfredi, quindi sono più di così. Bene. Ne fai una dal basso verso l'alto, te l'ho sempre spiegato. Perfetto, grazie e grazie a tutti per essere venuti.